due incontri ministeriali che ho ospitato all'ospedale San Carlo, anche oggi con la sottoscrizione di un importante protocollo d'intesa. Sì, due incontri per due protocolli importantissimi. La volta scorsa per una collaborazione anche assistenziale da parte dei docenti della nostra università, che sempre più deve essere vicina all'azienda. Oggi un protocollo altrettanto importante con l'ospedale di Leopoli, finalizzato a ricevere e a garantire la riabilitazione a quelle le persone sfortunate che si trovano nei territori di guerra e che hanno avuto una protesi e hanno necessità di riabilitazione. È un progetto che a livello nazionale ha coinvolto i centri di riferimento più importanti per la riabilitazione. Il fatto che abbiano interessato l'azienda ospedaliera e anche l'ospedale di Pescopagano, centro di alta riabilitazione, ci rende pieni di orgoglio. Ho visitato con grande piacere l'ospedale San Carlo, ho visto delle vere eccellenze a partire dal centro diagnostico, un laboratorio di analisi molto moderno, multifunzionale e con dei criteri adatti a quella che è la sanità di oggi, che è completamente cambiata. Poi ho avuto il piacere di vedere la medicina nucleare, che è la mia disciplina, e con apparecchiature anche qui di ultima generazione e la possibilità di effettuare molti esami diagnostici che sono diventati importanti sia per i pazienti con malattie cardiovascolari che i pazienti oncologici. E ho avuto poi anche il piacere di visitare la radioterapia, che sta diventando uno strumento fondamentale proprio per la lotta alle neoplasie. Su questo c'è ovviamente il pieno sostegno, il pieno appoggio di tutto il governo. Come avete visto, abbiamo rimesso la sanità al centro del dibattito politico e cercheremo soprattutto di impegnarci su quello che, ripeto, rappresenta, e io ci ho messo la faccia, non so quanti altri ministri l'hanno detto, il problema più sgradevole per i cittadini, che sono liste d'attesa. Quindi abbiamo un piano sulle liste d'attesa e sicuramente credo che troveremo sinergia con le regioni per far sì che i tempi per gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici, le visite possano essere finalmente rispettati dopo anni e anni che questo problema c'è, è inutile negarlo. Io, da quello che ho visto, i centri che ho visitato sono di eccellenza, anzi ho sentito parlare di mobilità attiva. Io credo che bisogna veramente invertire la rotta, soprattutto credo stiamo lavorando per togliere quello che rappresenta il problema principale, che è rappresentato dal tetto di spesa alle assunzioni. Io credo che quando riusciremo entro l'anno a togliere il tetto di spesa si potranno assumere più medici, più infermieri, più personale sanitario, e questo porterà veramente una svolta. Tra l'altro guardo con grande attenzione e con grande favore alla sinergia che c'è tra l'ospedale San Carlo e l'università, la facoltà di medicina dell'Università della Basilicata, e anche da questo punto di vista mi sento di dire che il governo sta investendo molto sugli specializzandi. Oggi sentite parlare continuamente che mancano medici, noi però abbiamo un patrimonio importante che sono i medici in formazione specialistica, sono oltre 40.000, e quindi con il pieno appoggio delle regioni riuscire a inserirli in un ambiente lavorativo importante, magari dopo i primi anni della scuola di specializzazione, vuol dire anche trovare giovani che si riavvicinano al sistema sanitario nazionale e che si fidelizzano al sistema sanitario nazionale. Quindi io credo che questo sia un altro punto importante per far sì che forze nuove possano entrare all'interno del sistema salute italiano. Il CROB è un IRCCS oncologico, fa parte della rete oncologica degli IRCCS del Ministero della Salute. Noi guardiamo ovviamente con grande interesse, perché abbiamo, lo scorso anno è stato uno dei primi atti del nuovo governo, abbiamo cambiato quella che è la regolamentazione degli RCCS, sono stati e sono un modello di ricerca applicata alla medicina, e io credo che proprio questo sia una delle vie da seguire, cioè quanto è importante la ricerca, perché se oggi delle malattie che una volta venivano considerate incurabili non lo sono più, lo si deve alla ricerca. Quindi mettere insieme ricerca e assistenza e cercare di portare a letto dei pazienti, di tutti i pazienti, le novità che arrivano dal mondo della ricerca biomedica è la sfida non del futuro ma del presente.